come ogni anno per narrarvi la nascita di Gesù. Tutti noi aspettiamo questa festa così speciale, così magica, al punto tale che quel giorno anche chi dice di essere uno che non crede viene colpito dall'atmosfera soprannaturale che respira attorno a sé. Come sempre, anche quest'anno abbiamo cercato di rappresentare la nascita di Gesù, così come è andata nel Vangelo, e come una semplice, non come una semplice rappresentazione teatrale. Farsi registrare, ciascuno verso la sua città. Si misero sulla via anche Giuseppe e Maria, che è stremata dal viaggio poiché è prossima al porto. Arrivarono a Betlemme, trovarono tutti gli alberghi occupati e non avendo nessun posto dove ripararsi dal viaggio, accettarono e nella stalla di un buon uomo che aveva offerto loro. Ed ecco Maria che entri nella capanna. Incominciò ad avere un grande dolore del parto e dopo alcuni minuti diede alla luce Gesù. Guardate quanto è bello questo bambino.
Bell, l'indossa grotticello, Is è chi ha creato Moon, eppure è nato peggio in Muriel. Manca un coburtello per far riparare un fid, e nemmeno una traziella tenevo per s'appugliare. Ma ho bue e l'asinello ci pensaino e cofiata allo scarfà. Loro sì che avevano capito chi ero e si mettettero vicino con scarfà. Amarunnen, stanco e strutto per un loro parte e po' viaggio lungo che aveva affrontato, agginocchiata a tuo figlio, può calmare o chianto quanto una strunnellata. A lei no. Che appena poco coronata già se l'ha cullata e sofferenza all'umanità. O prima l'ubriaco San Giuseppe, con tante corone cerca il perdono, per non aver capito subito che a diavolo scelta essi come papà, poi priai e dicetto. Arabo cuore l'uomo, e mietta pace e amore, goppo mondo, e dacci e lume tutto governante, fallo capica simmo frate, e ci ha aiuta l'un cullato. Quando nascetto io
segreto rinda grotto illuminato con papà già freddo, a ritta all'uomo. Che sia vita, sacrificio, dolore, tristezza amara, non da aspettare cose migliori. Io sono venuto al mondo per dire la vita è bella se è voluto bene. Voluto bene con mia frate e sore, e non fa peccato come sempre facito. Si voluto veramente che a Natale pure oggi mi sapevo dire qualcosa della coscienza di cacciare l'odio, a malvagità, a gelosia. Non serve a niente questa ricorrenza. Va ricordato come voi volete con danza, festa, ballo, suono, canto e pranzo saporito. E reale ricevuto. Papà, oh mamma, come cazzo sono il bambinello che riposa sulla praia tra il buio e la sera? E quelle pecorine che stanno intorno a lui, come sono carine, ma mentre contempo il bambinello biondo che ha un sorriso di paradiso, sento una vocina in fondo... La voce di Gesù bambino che parla al mio cuoricino, si pone dubbidiente, mi dice se il cuor di babbo e mamma vuole andare. Sì, ve l'ho promesso con tanto, tanto affetto. Natale in compagnia, un pensiero lo rivolgo a tutti quelli che soffrono per una malattia, a coloro auguro di vivere un Natale di speranza e di redenzione, ma quelli che in questo giorno hanno un posto per vicinato nel mio cuore, quelli che, i piccoli che vedono il Natale attraverso le confezioni di regali. Allora, tutti auguro di esaurire tutte le loro per i bambini poveri. Che il Natale ci porti una famiglia che la lotti. Un Natale auguro, ma con pochi regali e con tutti gli ideali sulla mia città, nella scura.
Grazie.